Ciao, oggi parliamo della Pasqua, la festa più importante dell'anno per i cristiani. Pensate, talmente tanto importante che iniziano a celebrarla una settimana prima, con la Domenica delle Palme, in ricordo dell'entrata di Gesù a Gerusalemme. Poi, dal giovedì, ricordano la passione, morte e resurrezione di Gesù, arrivando alla Domenica di Pasqua. Sappiamo che anche gli ebrei festeggiavano la Pasqua, in ricordo della liberazione dall'Egitto. Ecco perché nei Vangeli troviamo raccontata la storia dell'ultima Pasqua che Gesù festeggiò con i suoi amici. Quella sera, di giovedì, prima di iniziare a festeggiare, Gesù fece un gesto molto molto importante. Prese una bacinella d'acqua e iniziò a lavare i piedi ai suoi discepoli. Con questo gesto voleva fargli capire che cosa voleva dire per lui regnare. Perché per Gesù regnare non vuol dire comandare, ma servire gli altri, amarli, volergli bene. È così che si cambia il mondo. Poi dopo iniziarono la festa e come d'abitudine lessero la storia di Mosè e mangiarono l'agnello e le erbe amare. La tradizione pasquale diceva che il capotavola doveva benedire il pane e il vino e distribuirli come segno di pace e di amicizia. Gesù allora prese il pane, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, questo è il mio corpo offerto per voi. E lo stesso fece con il vino. Dopo la cena Gesù andò sull'orto degli ulivi a pregare. Voleva chiedere a Dio la forza per affrontare questo sacrificio. Mentre era lì, arrivò Giuda, uno dei suoi discepoli che lo aveva tradito. E con lui c'erano anche le guardie che arrestarono Gesù e lo portarono in prigione. Gesù fu accusato ingiustamente di essere un traditore, di parlare contro Dio. Fu frustato, preso in giro e condannato a morte. I soldati poi lo costrinsero a salire su una collina dietro la città e lo misero sulla croce. Ma pensate, Gesù amava talmente tanto gli uomini che perdonò quelli che gli stavano facendo del male, quelli che lo stavano uccidendo. Cioè, ma Gesù, ma sei matto? Ma cosa stai facendo? Stai perdonando quelli che ti stanno uccidendo? Ma, come ho detto prima, Gesù ci sta dimostrando al mondo cosa vuol dire davvero volere bene, cosa vuol dire amare, dare la vita per i suoi amici. E per Gesù tutti gli uomini sono suoi amici. Poi, dopo averli perdonati, morì e fu sepolto. Chi stai cercando? Se l'hai portato via, tu dimmi dov'è. Maria. Maestro. Va a dire ai nostri fratelli che io sono qui. Tre giorni dopo, però, la domenica, Gesù risorse e andò a trovare i suoi discepoli. La vita aveva vinto, la morte era stata sconfitta. Gesù poi disse ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo a portare la pace a tutti. E il loro messaggio è arrivato fino a noi. Per questo ancora oggi i cristiani festeggiano con gioia la Pasqua. Ora che abbiamo visto cosa festeggiano i cristiani a Pasqua, vediamo insieme quali sono le differenze tra la Pasqua cristiana e quella ebraica, perché ci sono molti simboli simili che però hanno dei significati un po' diversi. Vediamoli insieme. Come abbiamo visto nello scorso video sulla Pasqua ebraica, gli ebrei puliscono a fondo la casa perché con la Pasqua inizia una nuova vita libera. I cristiani invece puliscono e abbelliscono le chiese
in vista delle grandi celebrazioni pasquali. Gli ebrei festeggiano in casa, mentre i cristiani si ritrovano tutti a festeggiare in chiesa. Gli ebrei dividono il pane e il vino come segno di amicizia tra loro, mentre per i cristiani nel pane e nel vino c'è Gesù. L'acqua per gli ebrei ricorda il passaggio dal Mar Rosso verso la libertà, mentre i cristiani benedicono l'acqua, segno della nuova vita. Gli ebrei accendono delle candele per ricordare che Dio li accompagna lungo il cammino, mentre i cristiani accendono il grande cero pasquale per ricordare che Gesù è risorto, che la luce ha vinto le tenebre. Gli ebrei cantano e danzano per la gioia della libertà, mentre i cristiani cantano di gioia perché Gesù è risorto. Bene, grazie per aver guardato il video, spero vi sia piaciuto. Ciao e al prossimo video!